Ciao Leggini, eccoci a questa nuova lettura settimanale. Questa settimana, venerdì, c'è il Black Friday, quindi tutti i corsi di leggi della magia saranno al 50%. Saranno escluse solo 4 consulenze alla settimana, l'ultimo corso uscito per trovare i clienti e avviare con successo il nostro business olistico e etico, e le consulenze che chiaramente non andranno in sconto. Tutti gli altri corsi invece al 50%, solo per venerdì, solo Black Friday. Quindi mi raccomando. Allora, andiamo a vedere come sarà questa settimana. Lo faremo come al solito con i miei tre oracoli: l'oracolo delle leggi universali, l'oracolo dei decreti, l'oracolo dei registri akashici e l'oracolo dei decreti quotidiani. Allora, chiudi gli occhi. Lascia andare le preoccupazioni, lascia andare i pensieri. Vieni nel qui ed ora, di questo istante, di questo momento. E immagina davanti a te uno schermo. Su questo schermo c'è un numero. Uno, due o tre. Bene, quel numero è il mazzetto per questa settimana. Se hai scelto il mazzetto numero 1, abbiamo legge della sfida, legge del riflesso e decreto. Allora, la legge della sfida ti dice che questa settimana andrai ad affrontare una sfida. L'universo non manda mai sfide che non siamo in grado di vincere. Quindi, non aver paura, accetta la sfida perché, insomma, non è che possiamo, come dire, evitare le sfide che l'universo ci manda e aiutati con la legge del riflesso. La legge del riflesso ci dice come dentro così fuori, però ci dice anche altre cose perché la legge del riflesso porta in sé la saggezza degli specchi esseni, quindi ci dice molte cose. Può essere che un aiuto a superare questa sfida ti possa venire dato da un'esperienza già compiuta da una persona a te cara, che può essere un genitore, può essere un'amica, eccetera. Se per esempio stai affrontando un nodo karmico familiare, probabilmente già qualcuno in famiglia l'ha affrontato prima di te. Fanne tesoro e non fare gli stessi errori, nel senso che se per esempio, non so, stai affrontando una crisi di coppia e già, non so, ci sono passati i tuoi genitori, addirittura i tuoi nonni, eccetera, non rifare quello che magari hanno fatto, non so, tua nonna o tua madre, ma cambia, perché così puoi avere un risultato diverso. Insomma, la legge della sfida va vista come un'occasione, la legge del riflesso va vista come l'indicatore di cosa succede e di come agire. Magari sei tu che ti vivi una determinata cosa in un certo modo e la sfida è smetterla di viversela in un certo modo. Oppure magari non vuoi vedere che c'è un problema e la sfida è a guardare in faccia la realtà, guardare anche quella parte di ombra, no? Nel tuo riflesso. Molte volte, non so se vi è mai capitato di fare delle meditazioni allo specchio, non meditazioni, meditazioni che dentro la meditazione c'è l'elemento dello specchio, sono sempre meditazioni molto potenti perché quando ci si va a guardare in stato meditativo allo specchio, molte persone non trovano quello che alla luce pensano di essere e quindi si devono scontrare. Gli antichi greci questo lo sapevano benissimo, infatti ogni mattina loro bevevano una specie di latte, non bevevano il latte, loro bevevano una bevanda no? Diversa. E quando finivano, nel fondo della tazza, nella parte interna, c'era la Gorgone, il mostro, quello con la faccia, no? Che ride così. Perché? Perché quando finivano dovevano trovarsi davanti questo mostro, perché quella parte mostruosa sta dentro ciascuno di noi, è la parte ombra, è la parte che non ci piace, è la parte, non so, che si offende, è la parte pignola, è la parte che si prende le cose sul personale, è la parte infantile troppo, è la parte gelosa, è la parte, no, insicura, però fa parte di noi. Allora
allora è da là che posso partire per, non so, dico ok, quanto sono insicura? Non so, 7? Provo ad essere un po' meno insicura. Quanto sono, non so, permalosa? Tot? Provo a diminuire, ok? Però dobbiamo prendere coscienza, non posso dire no, non sono io che sono permalosa, ma sono gli altri che mi provocano, no, non sono io che sono così, ma sono gli altri. Gli altri, tra virgolette, in un certo senso, in un percorso reale di crescita spirituale, tra virgolette, non esistono. Sono solo, come dire, attivatori, sono specchi, sono anime con cui abbiamo fatto patti animici per poter andare ad affrontare quello di cui abbiamo bisogno. È un discorso molto profondo, ma il mazzetto 1 l'hai scelto te. Scherzo. Quindi, tiro le somme, faccio spazio al nuovo. Legge dell'equilibrio, 3 leggi, Fai decluttering. È giunto il momento di liberarti di oggetti vecchi e inutili e di dire addio a persone che non sono più compatibili con te. Sei pronto a fare spazio al nuovo che deve arrivare? All'inizio può sembrare difficile, ma in realtà quando cominci a trasformare la tua vita, tutto inizia a fluire. Prenditi del tempo e se necessario fai una lista. Dividi il foglio in 2 e per ogni cosa a cui dici addio sulla stessa riga dai il benvenuto a qualcos'altro. Solo salutando il passato puoi accogliere il futuro. Io smetto a questo punto di fare le letture e vi prendo solo il decreto, perché quello che sta scritto in questo decreto è un po' la summa di tutto quello che ho cercato di spiegare. Quindi bravo oracolo dei decreti, sei essenziale. Numero 2. 1, 2 e 3. Quello che muovo qua, io ve lo faccio un po' vedere, c'ho i mazzi, perché non so dove poggiarmi, che come vedete sono un po' in fase costruttiva, in questo momento sono un po' dispersa e quindi ho trovato questo posto per fare le letture, per un po' ci resto, ma non ho un tavolo grande, quindi ho i mazzi sparsi. Allora, legge dell'equilibrio, ripartiamo, finiamo con la legge dell'equilibrio, torniamo alla legge dell'equilibrio. Serendipidi e poi il decreto. Allora, la legge dell'equilibrio è come se sei scelto il mazzetto numero 2, allora o continui a sentire il messaggio, quindi facendo tutto quello che ti ho detto arrivi all'equilibrio e ripartiamo dall'equilibrio, oppure se hai scelto il mazzetto numero 2 sembra che la parte del mazzetto numero 1 tu l'abbia già fatta. Quindi il mazzetto numero 2 ci dice legge dell'equilibrio. Questa settimana dovrai fare in modo di essere la tua prima priorità. Nel mio libro sulle leggi universali lo spiego molto bene. Non dire bugie bianche. A volte le bugie bianche, no, sono quelle bugie che le persone dicono, vabbè, ma non è una bugia, è una cosetta così. A livello energetico questa cosa non esiste. Nel momento in cui tu, per esempio, dici, no, sei in ritardissimo, e magari dici a una persona, devi ancora uscire di casa e dici, c'è un traffico, faccio tardi per il traffico. Quando esci di casa sicuro trovi qualcosa che ti rallenta, cioè tu stai creando la tua realtà e la stai creando in quel momento con una bugia bianca. Quella bugia bianca ha un'energia sporca, non è un'energia di verità. La verità, l'energia della verità è potentissima, quindi questa settimana usala, abbi il coraggio. La legge dell'equilibrio ti vuole assertiva, quindi scusa, sei in ritardo, ti prendi le tue responsabilità perché sei in ritardo, ok? L'altra persona non è che chissà che deve fare, magari non è contenta, magari si arrabbia, magari quando ti arrivi scusati e ringraziala, grazie di avermi aspettato, scusa se ho fatto tardi, cercherò di essere più puntuale, cioè sii consapevole, hai fatto tardi, ok? Senza inventare mille scuse, no perché non sai quello, mi ha tagliato la strada, perché attivi lì una non verità energetica che poi ti va a pesare e ti si attacca tutta. Quindi mi raccomando, sii la tua prima priorità, non dire bugie bianche se necessario, perché non è mai necessario, e se anzi devi dire un no, per esempio se una persona ti invita, dice, mi vieni ad aiutare, tu sei stanca, non gli dire no, guarda, non sei, c'è già un altro impegno, poi magari l'altra amica dice che non era vera, digli senti, guarda, scusa, stavolta non posso perché sono stanca, ho bisogno di riposare. Questa settimana se sì è sì, se no è no. Se lo farai, cose meravigliose avverranno mentre tu sei impegnato a vivere. La serendipità è un qualcosa di molto bello perché è un po' anche, no, quelle sincronicità e a volte
sincronicità è anche un po' sinonimo di miracolo, perché poi uno magari di miracolo pensa sempre, non so, veramente a qualcosa di immenso, ma a volte i miracoli possono anche essere piccoli. E questa settimana, se applicherai la legge dell'equilibrio ben ben bene, vedrai dei miracoli. Ci aggiorniamo sul punto, vediamo che miracoli avrai visto, ma devi avere gli occhi per vederli e soprattutto applicare la legge dell'equilibrio perfetto, perché sennò con quel fumo energetico della mancanza della verità, della mancanza della priorità, dello squilibrio, non lo puoi vedere. Onoro i miei avi. Ecco dove può nascere il problema della mancanza di equilibrio. Legge del nome. Sii fiero del tuo lignaggio e orgoglioso della persona che giorno dopo giorno stai diventando. Impegnati ad essere una persona da 10 e lode. Fai sempre del tuo meglio. Accendi una candela in memoria dei tuoi avi che generazione dopo generazione ti hanno permesso di nascere. Onora le tue radici e se ne hai l'occasione, fai ricerche sulla genealogia della tua famiglia, passa a salutare i tuoi nonni o fai una telefonata ai tuoi genitori. Non aver paura di chi sei, non aver paura di dire no, non aver paura di dire che sei stanca, non aver paura di dire che non hai voglia. Hai diritto a dire, fare, essere tutto ciò che vuoi. Questa settimana state di mostrarlo. Mazzetto numero 3, 1, 2 e 3. Allora, che abbiamo qua? Abbiamo la legge del riflesso, ma che era uscita nel primo mazzetto, nell'altro mazzo. Poi abbiamo il rifiorire e il decretuccio che ce lo teniamo. Allora, le carte sono divertenti. Legge del riflesso, in questo caso abbiamo un come dentro così fuori. Ok, stai in procinto di rifiorire. Per rifiorire devi, puoi non aver paura di tutto quello che trovi dentro di te, l'abbiamo visto prima, no? Con l'altra legge del riflesso. Quindi questa settimana può essere una buona settimana per rinascere, per rifiorire, per applicare tutto quello che hai imparato. E la legge del riflesso diventerà un feedback prezioso. Se tu dici, no, per esempio, sono molto più calma, oppure sono rinata, mi sto svegliando, mi sto risvegliando, eccetera, allora si vedrà all'esterno, ok? Si vedrà questo rifiorire. Prendilo da dentro e mostralo fuori, perché ci hai lavorato tanto e quindi è il momento di, come dire, notarlo tu stessa e permetterti di rifiorire. Non aggiungo molto altro perché in realtà è un lavoro che tu stessa e tu stesso stai facendo da talmente tanto tempo e che è anche giusto che questa dea interiore finalmente sbocci. Se vuoi una mano, io ti metto sotto nell'info box il corso di risveglio della dea interiore. Quello ti potrà dare una mano, ma questa settimana ormai ci sei, quindi stai per rifiorire. Mostra dentro e fuori questa rinascita. Amati come la persona a cui tieni di più al mondo, legge dell'amore. Chi è la persona che ami di più al mondo? Amati come ami lui o lei. Quindi dai a te stesso, preziosi consigli a cuore aperto, consolati, rassicurati, prenditi cura di te. Probabilmente sei troppo severo e severa con te stessa. Pretendi troppo da te e non ti gratifichi abbastanza. Non ti comporteresti così con la persona che ami di più al mondo, saresti più gentile e generoso. Bene, quella persona preziosa sei tu, dimostrati il tuo amore. Fai qualcosa di speciale per te questa settimana. Aiutati a rifiorire. Fai qualcosa di speciale per te. Fatti un regalo, fatti un regalati, no, non so, vabbè, è un periodo un po' particolare, ti direi regalati, non so, un massaggio, regalati una piccola vacanza, non è detto che si possa fare in questo periodo, però magari ti puoi regalare un bel bagno con dei sali profumati, ti puoi regalare una crema, non so, alla rosa per il corpo, bella profumata, ti puoi regalare un pacchetto di incensi buonissimi alla lavanda o a quello che desideri. Insomma, una candela che ti rappresenti e accenda questo tuo rifiorire.
onora e celebra chi sei, amati tantissimo e soprattutto onora questa tua rinascita, perché ci hai lavorato tanto, quindi te lo meriti. Se questo video ti è piaciuto, regalaci un like e se non sei iscritto al canale Leggi della Magia, fallo subito. Tanta luce!